Massimo Rossi, segretario generale del Sinodo Diocesano, un lavoro lungo, articolato, ma che oggi ha trovato un primo compimento. Sì, si sono conclusi i lavori dei circoli minori, erano 41, quindi 470 sinodali, erano divisi in gruppi da 10, 11, 12 persone, hanno lavorato dall'8 aprile, quando si è tenuta la prima congregazione generale, ad oggi. Loro dovevano confrontarsi, studiare l'Instrumentum Laboris, che raccoglieva i temi che il Vescovo voleva che il Sinodo discutesse, valutasse, integrasse, e conteneva anche delle domande che il Vescovo rivolgeva al Sinodo perché ci fossero delle proposte. Era la prima fase, quella anche più bella, perché ciascun sinodale nei piccoli gruppi in cui era coinvolto ha potuto parlare direttamente, dire la sua, quindi è stato un lavoro particolarmente intenso. Alcuni circoli si sono incontrati 8-9 volte, quindi con riunioni peraltro anche piuttosto lunghe, e sono venute fuori delle proposte che questa sera ciascun moderatore, cioè il coordinatore di ciascuno di questi 41 gruppi, ha consegnato nelle mani del Vescovo. E ora che succede? Che intanto questi rapporti conclusivi sono già tutti sul sito diocesano, quindi tutti possiamo leggerli, possiamo andare a vedere anche i verbali degli incontri, delle riunioni dei circoli minori. E ora c'è una seconda fase abbastanza importante, anche delicata, perché bisognerà fare sintesi di queste proposte, di queste integrazioni, e ci penseranno questa volta tre circoli che sono chiamati circoli maggiori, raccolgono 45 persone che sono i moderatori dei circoli minori, divisi in tre grandi circoli, ciascuno di 15 persone, e questa volta ciascun circolo lavorerà su una delle tre parti di questo documento che si chiama Instrumentum Laboris, che vuol dire documento di lavoro, strumento di lavoro, e dovranno mettere là queste proposte, queste riflessioni che sono state fatte dai circoli minori. È un lavoro di sintesi non facile, perché bisogna un po' cogliere tutte queste sollecitazioni, questi stimoli che vengono dai circoli minori, fare sistema e integrarli nel documento. E questo è un lavoro che è anche delicato, perché c'è un tempo abbastanza stretto per portarlo a termine, perché entro il 7 agosto, che è il giorno della festa del patrono della nostra diocesi, San Donato, saranno nuovamente consegnati al Vescovo in vista della Congregazione Generale di settembre. Dalle prime relazioni, che immagino tu abbia avuto la possibilità di leggere, comunque di sfogliare, cosa emerge? Così, c'è un fil rouge tra queste 41 relazioni o non ancora lo possiamo dire? Ma diciamo che io li ho scorsi abbastanza rapidamente, perché sono arrivati in queste ultime ore, queste griglie sono 41, sono tante. Emerge il desiderio di vivere profondamente, più profondamente, la comunione all'interno di questa Chiesa. Questo è un elemento che è abbastanza ricorrente nelle relazioni dei circoli minori, come pure c'è una sostanziale adesione, con tante proposte, tante intuizioni che vengono date, ad alcuni percorsi che la nostra diocesi ha intrapreso da qualche tempo. Penso per esempio alle unità pastorali, quindi anche questo è un tema che emerge, e c'è il desiderio di una sempre maggiore corresponsabilità dei laici nella vita della nostra diocesi. Il fatto che il clero un po' diminuisce, e questo è un fatto ormai abbastanza evidente, non è anche banale rilevarlo, però fa riscoprire una vocazione laicale anche nella responsabilità della vita pastorale. Questo emerge dalle griglie che ho avuto modo di vedere rapidamente. Da alcune discussioni con membri dei vari circoli minori è emerso quasi una sorpresa del bisogno di incontrarsi e di confrontarsi, no? All'inizio è partito quasi un po' in sordina i primi incontri, e poi a poco, esperienza comune di tutti i circoli, a poco ci si è virgolettato, quasi preso gusto nell'incontrarsi e nel discutere di cose di interesse comune per il bene della nostra Chiesa.
chiesa. A me ha colpito molto in queste settimane scorrere i verbali che arrivavano alla segreteria generale, i verbali anche quelli sono pubblicati, quindi non tutti li possono vedere, e il primo dato che mi stupiva era il tempo, la durata delle riunioni, perché le riunioni mai sono durate meno di 2 ore, e questo, riunioni sono ripetute 8 volte, significa un tempo abbastanza intenso. Queste persone si vedevano e si davano anche, dico tra virgolette, i compiti a casa, perché arrivavano preparati, la discussione non è che si improvvisava nel corso della riunione, e quindi questo elemento è emerso. Credo sia un po' quell'elemento che dicevo della esigenza di una maggiore comunione e di partecipazione alla vita della Chiesa, dalle comunità di appartenenza alle zone fino ad arrivare agli organismi diocesani, quindi è un dato effettivamente interessante, ma lo si vede anche nella partecipazione che c'è, attenta alle varie fasi del sinodo. Io ho avuto occasione di rispondere in queste settimane alle mail che arrivano, richieste di precisazione. Direi proprio la responsabilità con cui ciascuno dei sinodali ha lavorato in queste settimane, ha veramente preso sul serio questo impegno, che è una cosa seria, e quindi è una bella risposta. Un impegno e una grande responsabilità, perché stiamo delineando la chiesa di Arezzo, Cortona, Sansepolcro del domani. Sì. Intanto viviamo questo momento, e questo già è un aspetto importante. Questa chiesa sta insieme con tutti i suoi membri, col vescovo, con gli altri vescovi che vivono nella nostra terra, i sacerdoti, i diaconi, le religiose, i religiosi. Ci stiamo conoscendo, stiamo facendo amicizia anche tra persone che appartengono a comunità diverse. Questo già è un fatto bello di per sé, a prescindere, diciamo, dal sinodo, e vediamo che cosa, quali proposte lo Spirito Santo ci ispira, e quindi affidiamoci anche a questa dimensione soprannaturale. Non è un caso che tutti i momenti del sinodo iniziano e finiscono con un momento di preghiera, perché tutto parte da lì. Ciò che è diciamo, nell'interesse di tutti, sia anzitutto oggetto della preghiera di tutti, e questo è il primo elemento centrale del sinodo. Se c'è questo, poi vedremo cosa la provvidenza ci metterà nel cuore, e metterà nel cuore poi del vescovo, che dovrà fare sintesi e discernimento fra quello che viene dal sinodo.